Sono Maria Luisa De Rossi, l'architetto Maria Luisa De Rossi, arrivo da San Bonifacio e sono qui nella veste di architetto, progettista e direttore dei lavori del Centro Polifunzionale del Bambino della Fondazione Oasi di San Bonifacio. Questa è stata per me un'esperienza importantissima, ma non solamente per me. È stato un lavoro di squadra molto importante, a partire dalla presidente della Fondazione, la dottoressa Maria Mastella, passando poi a diversi progettisti, all'impresa Bottoli Costruzioni di Mantova, alla Wolf House, che proprio come una grande squadra è riuscita a portare a termine un'impresa particolarissima, ovvero costruire una scuola per l'infanzia e un asilo in 3 mesi l'uno e in 4 mesi l'altro, raggiungendo addirittura la massima certificazione, ed è questa stata la prima struttura per l'infanzia a raggiungere questo risultato, la massima certificazione LEED in Italia. Quindi grande attenzione alla qualità del manufatto, a quello che è l'ambiente e soprattutto una grande qualità per gli spazi educativi. Una progettazione fatta assieme alle insegnanti, con anche l'apporto di illustratrici per l'infanzia, di una pedagogista, e quindi figure sicuramente che hanno dato, ripeto, una grande qualità per una vita felice all'interno di questi spazi. Grazie.